Sindaco Stranieri, intanto parliamo della casa di riposo, come si sta evolvendo la situazione? Sappiamo che comunque si è abbastanza risolta. Allora, è arrivata una nuova società di servizi che sta gestendo la casa di riposo e siamo in attesa di tutti i tamponi, alcuni già c'è stata la comunicazione che sono positivi, soprattutto tra gli ospiti. E quindi ci auguriamo di poterli assistere nel miglior modo possibile. Ecco, da ieri anche Penne e altri comuni della Riavestina sono zona rossa, tra questi però non ci sono Loreto, Villa Celiera e Colle Corvino, che comunque gli ultimi due, Colle Corvino e Loreto, avevano avuto sia dei decessi che delle positività. Ecco, cosa si sente di dire al riguardo? Ma ecco, credo che la zona rossa istituita dalla Regione avrà analizzato i dati presenti, quindi non conosco i dati su cui si sono basati, e comunque credo che ogni azione che possa risultare efficace nel limitare l'epidemia sia da sopportare da parte dei cittadini, sperando che si finisca più presto. Ecco, secondo lei c'è la possibilità di vedere anche il suo comune all'interno della zona rossa? Beh, questo non glielo so dire, perché questo giorno per giorno, alla luce dei dati, poi di concerto con la Regione decideremo se sia una misura da adottare. Voglio ringraziare i cittadini che, favoriti oggi anche da una giornata di pioggia intensa, sono più invogliati a restare a casa. Sul nostro comune sì, ci sono stati dei decessi, ci sono dei malati, ci sono delle persone in sorveglianza sanitaria. Ringrazio il personale sanitario degli ospedali, il personale sanitario del territorio, ringrazio tutti gli operatori della catena agroalimentare, comunque sui beni essenziali, che stanno anche con la cosiddetta spesa a domicilio, stanno facendo sì che questa sciagura sia più sopportabile. Quindi ecco, tutti, chi nel lavoro o chi restando a casa, ognuno deve fare il proprio dovere per uscire presto da questa catastrofe. Ecco, per chiudere, un gruppo di imprenditori si è unito per aiutare il suo comune e anche chi purtroppo adesso deve lavorare per forza. Ma certo, ci sono diverse offerte da parte di imprenditori sul materiale, noi le stiamo ricevendo e stiamo usando nel migliore dei modi possibili, senza creare sprechi e cercando di essere più vicini alla popolazione che ne può avere bisogno.